Oggi è sabato 19 settembre 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 19 settembre 1991. Al confine tra Alto Adige e Austria, sul monte Similaun, durante un'escursione, due coniugi di Norimberga, Erika e Helmut Simon, segnalano la presenza di resti umani all'alpinista altoatesino Reinhold Messner. Inizialmente si pensa a un alpinista disperso anni prima, ma successivamente, grazie alle analisi cliniche, si scopre che si tratta della mummia di un essere umano di sesso maschile, tra i 40 e i 50 anni, vissuto nell'età del rame, tra il 3300 e il 3100 a.C. La mummia viene portata a Innsbruck per essere esaminata, in quanto ritenuta rinvenuta in territorio austriaco, e chiamata confidenzialmente Ötzi, il nome usato da un giornalista come vezzeggiativo derivato dal nome del territorio tirolese del ritrovamento, Ozal. Studi recenti hanno portato a supporre che Ötzi possa essere rimasto ferito da una freccia in un agguato e portato a spalla da un compagno fino al luogo della morte. Secondo lo studio del DNA, apparterrebbe a un gruppo di esseri umani estinti. La mummia è stata oggetto di contesa fra Austria e Italia. Oggi è conservata a Bolzano perché rigorosi accertamenti hanno permesso di verificare che il luogo del ritrovamento si trova in territorio italiano, seppur per pochi metri. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.